È tornato l'Avvento e ci immergiamo nell'atmosfera d'altri tempi di Vipiteno, in Alta Valle Isarco. Uno dei borghi più belli d'Italia, dallo charme molto particolare. Natale è ormai imminente e una visita al locale mercatino è d'obbligo. Impareremo anche qualcosa sui metalli e sulle miniere. Simbolo di Vipiteno è la Torre dei Dodici, alta 48 metri, che segna il confine tra Città Vecchia e Città Nuova. Sono le 2 del pomeriggio, un orario perfetto per andare alla scoperta dell'antica città mercantile. Franz mi mostrerà gli angoli più belli di Vipiteno, in carrozza. Prima di diventare cocchiere ho fatto per 38 anni l'autotrasportatore, mi racconta Franz. Essendo figlio di contadini, avevo però già una certa esperienza, altrimenti non l'avrei di certo fatto. Gli edifici del centro storico testimoniano ancora oggi della ricchezza di Vipiteno nel XV secolo. Vipiteno sorge nelle vicinanze del Passo del Brennero. Piccolo, ma di grande atmosfera, il suo è uno dei mercatini di Natale più affascinanti dell'Alto Adige. Gli oggetti in vendita sono scelti con attenzione. Andare a zonzo tra le bancarelle è un vero piacere e le persone sono tutte molto cordiali. Una capanna di legno ai margini del mercatino suscita la mia curiosità. Ad accogliermi Hermann Schulzhorn, responsabile del mondo delle miniere Ridanna Monteneve, una delle strutture del grande museo provinciale delle miniere. Hermann mi mostra 3 metalli allo stato grezzo, alluminio, argento e ottone. Vogliamo provare a coniare una moneta d'argento? Mi propone. Accetto senza pensarci 2 volte. Hermann prepara la pressa per coniare. Inserisce la moneta nell'apposito alloggiamento e ora tocca a me. Con un grosso maglio dovrò colpire la pressa con tutta la forza che ho. Mamma prova. Aber fest, ja. Schu, treffen dat, gell? Ja, ja, genau. Niente male, si congratula Hermann. Con un po' di forza in più avremmo forse potuto ottenere un rilievo più definito, ma la moneta è lo stesso ben riuscita. Non si può visitare Vipiteno senza salire sul simbolo della città, la Torre delle Dodici. Scalino dopo scalino, sono più di 100, la stretta e ripida scala è conquistata. Una volta in cima, a più di 40 metri, mi godo il panorama sulla città addobbata a festa. Il festoso scampanellio degli angioletti e dei pastori annuncia il quotidiano rituale dell'apertura della finestrella del calendario d'avvento. Le curate decorazioni natalizie, l'aroma di vin brûlé, d'arancio e del tè
e la dolcezza delle luci concorrono a creare un'atmosfera davvero romantica, perfetta per prepararsi a festeggiare la natività.